comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Ciao Emanuele, per mano a dei pezzi di merda hai lasciato questa vita terrena troppo in fretta, troppo giovane, troppo. Ciao Emanuele, e che il Signore ti accolga nelle sue braccia caldi e potenti. Riposa in pace. Ciao Emanuele. Ciao a tu e forza Napoli, visto che questo è sempre il mio saluto, però di sport, perché come ben sapete io non parlo solo di sport, ma parlo anche di barzellette, un po' di tutto. Però oggi voglio parlare e voglio ricordare il piccolo Emanuele Morganti, di 20 anni, ucciso a morte, pestato a morte, fuori a una discoteca. E mo io dico, ma si può mai morire a 20 anni in questo modo? Ne voglio. Ma si può mai morire a 20 anni in questo modo? Ma com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile? Ma ci rendiamo conto che più andiamo avanti e più peggio è? Un branco di 7, 8 di loro, 10 quando ne sono, ad accanirsi su già un corpo inerme a terra, compreso il buttafuori pure. 20 anni. I genitori vanno, giustamente il figlio esce con la propria ragazza, va a ballare, e poi dopo quando rientra, quando poi dopo nella notte arriva una telefonata, no, vostro figlio è morto, perché l'hanno ucciso, ammazzate. Ma dove stiamo arrivando? Vedi, uno non la prendete a male, ma la gioventù di oggi non serve a un cazzo. La gioventù di oggi non serve a un cazzo. O meglio ui se visce in coppia scarpa. O meglio ui. Poi per l'amor di Dio, ne conosco giovani con la testa sulle spalle. Ovviamente o buono si scarta per loro. Ma c'è il 70% dei ragazzi di oggi che o meglio loro se visce in coppia scarpa. Atti di bullismo. Io, guardate, pace all'anima di questo ragazzo Emanuele Morganti, che dopo una serata in discoteca si è trovato ammazzato. Ma guardate, è talmente brutto pure a raccontarla sta cosa, ma com'è possibile? Mo mi rivolgo a questo stato di merda. Ma perché non buttate le chiavi? Ma per quale motivo? Allora, queste persone qua vanno rinchiusi e non più vedere, devono uscire con i piedi davanti. Sapete che significa con i piedi davanti? Cioè con la cassa da morto a Indo o carcere, là devono uscire. Non esiste ergastolo, no, non esiste ergastolo. Non sono nemmeno d'accordo con l'ergastolo, perché l'ergastolo che so, 30 anni, dopo 30 anni esce. È la vita di un essere umano, voglio, non vale 30 anni, porca puttana. Non vale 30 anni, io sono padre pure io di due figli, una c'ha 12 anni, una femminuccia, e un maschietto di 10 anni, sono papà pure io. Ma mi immedesimo nei genitori di questo ragazzo, mi immedesimo, che arriva una telefonata e ti ricevo e ti dice la brutta notizia. Ma io secondo me... Io non riesco ad immaginare che potrei fare, anche se lo so perfettamente cosa potrei fare, perché la giustizia come la fa lo Stato, io la faccio pure io la giustizia, così almeno sono soddisfatto.
Purtroppo sono cose che non dovrei dire, ma visto che sono genitore io, fa male sentire un ragazzo di 20 anni che è morto pestato. Ma che schifo è questo? Che schifo è questo? Voglio capire, che schifo è questo, ragà? Ma che schifo? Lo dico altre 100 volte, ma che schifo? Bisogna buttare le chiavi. E il fatto che vi ho detto la giustizia pure che farà il suo corso è 30 anni, l'ergastolo è poco, là devono, ve l'ho detto, devono chiudere proprio le chiavi, le devono buttare a queste persone, buttare, ne esiste ergastolo per una vita. Allora, visto che abbiamo un papa in Italia e siamo contro la pena di morte, ok, non siamo per la pena di morte. Va bene, anche se non sono d'accordo, perché per me chi uccide è da morire, basta, chi uccide, perché tu non sei nessuno, solo il Signore può dare e può togliere la vita ad un essere umano, quindi per me la pena di morte in Italia, io ce la vedrei bene, così ti faccio vedere quanti agnellini diventeranno, io parlo della pena di morte, non parlo del... Per quanto riguarda giustizia da solo, anche se come vi ho detto prima, io che sono genitore, sinceramente, non oso immaginare una cosa del genere. Io non oso immaginare una cosa del genere. Se vi ricordate, ultimamente è stato condannato all'ergastolo, all'ergastolo quel signore che si è fatto giustizia da solo. Per quel ragazzo che aveva ucciso la moglie, aveva investito. Quindi, per farsi giustizia da solo, vuol dire che quel ragazzo si è fatto, mo non mi ricordo come è andata la cosa, ma si è fatto pochi anni, si è fatto pochi anni ed è uscito. Giustamente la moglie sta sotto il terreno a marcire e lui sta in libertà, bello normale. Lui si è fatto giustizia da solo. Io non lo condono, anzi, avrei fatto pure io così, io peli sulla lingua non ce l'ho, io avrei fatto pure io così, perché visto che siamo in uno stato di merda che quando succedono queste cose non butta la chiave, perché l'ergastolo per me è poco, voglio 30 anni, per una vita di una persona che è stata uccisa. Per me 30 anni sono pochi, carcere a vita, deve uscire con i piedi davanti alla cella, in una bara, è così, e se ne va là. Lui la luce della libertà non la dovrà vedere più, non la dovrà soffrire all'interno, anche se là dentro stanno meglio lui, dovrà soffrire, però per me l'ergastolo non serve. Per me l'ergastolo 30 anni per una vita di una persona sono pochissimi, perciò devono buttare le chiavi. Questa è una legge che va fatta, voglio, è una legge che va fatta perché se no, se persone qua continueranno ancora, altre persone continueranno ad ammazzare, fidanzati, continueranno ad ammazzare, invece pensandoci bene, di che io se uccido, io dal carcere non uscirò più, uscirò solo morto. E allora là, aspetta un attimo, fammici pensare un attimo prima. Ma visto che abbiamo uno stato di merda, abbiamo uno stato di merda, quindi dici, vabbè, io con buona condotta, 12, 13 anni, 15 anni, va, esco. È giustamente, chi è morto? E mi sono preso la soddisfazione e io sono libero. E no, sembra troppo comodo. Sembra troppo comodo, bastardo, non dovete fare un'ora di pace, un minuto di pace non lo dovete avere. Chi si è accanito su Emanuele Morganti non deve avere un minuto di pace. Fate schifo, mi fate schifo. Questo stato, lo dico con tanta rabbia perché veramente è assurdo a morire così, è assurdo a morire così. Niente, io non c'ho niente più da dire. Quello che vi ho detto ve l'ho detto. Io sinceramente, io mi farei giustizia. Lo Stato fa giustizia? Ok.
Fai la giustizia. Quando esci la giustizia me la faccio pure io. A me io parlo di me. Io giustamente non sto incitando a nessuno all'odio, alla violenza. No, per l'amor di Dio, io parlo di me. Se mi sarebbe capitata a me una cosa del genere, io che devo fare? Io no. C'ho un altro pianeta io a cui ragionare. Io posso essere la persona più buona del mondo, ma non mi toccare mai i miei affetti, i miei figli, non mi toccare mai, perché quel giorno che tu, io e tu staremo di fronte, uno se ne deve andare da quassù, uno se ne deve andare. Purtroppo è così, io così la vedo, così la penso. Dico di nuovo pace all'anima di Emanuele Morganti, e che il Signore ti accolga nelle sue braccia, perché è assurdo, assurdo, assurdo morire per dei pezzi di merda. Ciao a you, un bacione e forza Napoli.